che stiamo tornando a casa, abbiamo ripreso tutto e direi che per un po' basta il campeggio. Comunque è un grosso problema. Mi ha chiamato il mio ex, non so come fare, non posso dirlo dentro. Insomma, abbiamo adottato una bambina appena. Cosa devo fare? Piccola Lucy, adesso andiamo a fare una colazione. No, guarda, Anthony, la prendo io. La cambio e la metto a letto. Anzi, ragazzi, sapete che cosa? Creerò una famiglia. Ne approfitto di questa nuova cosa che si può fare su Barry Avenue. In pratica potete creare la vostra famiglia e aggiungere i membri che vi servono. Ok, ora posso prendere la bambina quando mi pare. Perfetto. Raghi, devo pensarci io. Allora, farò tutto quello che devo fare e poi dirò ad Anthony, beh, che sto uscendo per fare delle commissioni. Intanto la bambina va cambiata perché siamo stati tutto il giorno in campeggio. Ecco qui, Lucy. Fai da brava che abbiamo quasi fatto. Ok, perfetto. Ora direi che possiamo andare a fare la colazione. Che dici? Raghi, che cosa posso inventarmi come scusa? Devo andare a fare la spesa? Può essere, può essere. Sì, è un'ottima scusa. Facciamo così. Preparerò il pranzo per tutti e due, così anche Anthony è a posto e quindi insomma lui può mangiare a casa e raghi, mi sto facendo più problemi di quello che pensavo. È solo il mio ex, non devo farci niente di strano. È solo che cosa penserebbe Anthony se scoprisse che ho risposto al mio ex? Insomma, non ho intenzione di farci nulla, però mi dispiace allo stesso tempo ghostarlo e non rispondergli. Che devo fare? Nel mentre sto facendo raghi un bel pollo con le verdure, in realtà è un tacchino, però va bene, dai, facciamo finta. Posiziona la patata sul tagliere, condire le patate, tagliare le carote e tagliare anche i cavoletti. Vi piacciono i cavoletti? Ora, raghi, mettiamo tutto in forno e speriamo che si cuocia il più presto possibile. Tesoro è pronto! Ok, ho preparato il pranzo oggi, anche se di solito in questi ultimi giorni l'ha preparato Anthony. Comunque, ecco qui, l'ho preparato un po' per tutti. Allora, ti metti vicino alla bambina. Ecco qua. Buon appetito, io devo fare delle cose. Sì, non ti preoccupare. Poi torno, figurati. Devo solo uscire un attimo. Perché non ci porti con te, scusa? Saremmo andati, beh, a mangiare fuori. No, pessima idea, pessima idea. Poi non voglio che Lucy si abitui a mangiare sempre fuori. E poi, allora, adesso? Almeno gustati quello che hai preparato. Ci andiamo dopo. No, guarda, figurati, ci penso poi dopo a mangiare. Devo solo fare questa cosa, davvero? Ma che cosa, scusa? Ecco, è una sorpresa. Sì, è una sorpresa, non posso dirti niente. Mamma! Sì, tesoro, tesoro mio. Guarda, vado via subito. Starei con papà, ok? Ok. Sì, faccio in fretta, faccio in fretta. Oh mio Dio, ragazzi. Una sorpresa. Sono una persona spregevole. Non avrei dovuto mentire, avrei dovuto dire la verità, ma ho paura di discutere con le persone. Ah, mi vergogno molto di quello che sto facendo. Comunque, abbiamo deciso di incontrarci al centro, vicino a quel cavolo di locale. Perciò spero solo che questa discussione sia molto veloce. Che, non so, lui ha detto che doveva ridarmi delle cose. Cosa può mai ridarmi? Ci siamo trasferiti in una città nuova. Ah, raghi, siamo vicini. La tensione si fa sentire. Ve lo ricordate il mio ex? È in un sacco di vecchi miei video, si chiama Tobias. Vorrei solo dimenticarmi di lui in questo momento, però vabbè, quella forse è la sua macchina. È lui? È lì? Ok, penso sia lui. Beh, è biondo e il tizio qui è biondo ed è l'unico che c'è qua. Scusa, sei Tobias? Wow, Jenny! Da quanto tempo, piccolina? Posso darti un hug? Meglio di no, guarda, ti ringrazio tanto. Come stai? Comunque ti vedo bene. Facciamo che mi siedo. Beh, sì, tu invece non sei cambiata di una virgola. Sempre solare e divertente come ti ricordavo. Sono maturato, sai, le solite cose della crescita. Che gentile, ma come mai mi hai cercata? Beh, forse è meglio che ci sediamo dentro. Dai, ti offro da bere. Certo, ok. Raghi, che situazione, non me lo ricordavo così. In effetti sembra molto più maturo dall'ultima volta che l'ho visto. Che era 2 anni fa. Oh, chissà che cosa mi ha preso. Oh, buono, una cioccolata calda. Quindi, ti sei trasferita qui da poco, no? Sì, beh, da pochissimo, sai, sto ancora con Anthony e insomma, ha voluto fare il passo successivo. Abbiamo preso una casa assieme e anche adottato una bambina. Interessante. E tu?
Eri d'accordo. Beh, devo ammetterlo, ero un po' titubante, ma sono molto felice della famiglia che abbiamo. Cosa vorresti insinuare? Il fatto è che so che ti vorresti ancora divertire. Avere una famiglia così giovane è troppo impegnativo. Ma se mi dici che non sei stata forzata... Ma che ne sai? Non ci parliamo da 2 anni, non sai niente. Mi hai cercata solo per infastidirmi, seriamente? Oh, su via, ti sto solo prendendo un po' in giro. Oh, raghi, mi sta dando una vecchia fragola. Dovete sapere che io e Tobias ci siamo conosciuti a scuola. Ti ricordi di questo pupazzetto? E in pratica, beh, quando ci siamo fidanzati ci siamo fatti una promessa che ci saremmo amati per sempre e io gli avevo regalato questo pupazzetto qua. Sì, mi ricordo, ma non significa niente. Cioè, tu ti sei comportato male con me. Abbiamo rotto, è finita. Beh, a volte le promesse non vengono sempre mantenute. Però sembra che il destino ci abbia riportato assieme, sai? Sì, sì, sei tu che sei venuta a cercarmi. Altro che destino. Dopotutto, ora vivo qui anche io, non lo sai? Che cosa? Qui? Eh sì. Ho una casetta nuova di zecca su Barry. E potrei proprio piazzarla a fianco a casa vostra. È da un po' che non vedo Anthony poi. Senti, smettila. Sei un rompiscatole. Che cosa vuoi ottenere poi mettendo casa tua a fianco alla mia? Lo sapevo che era una brutta idea venire qui a parlare con te, ma che cosa mi è passato per la testa? Fermati. Oddio. Anthony non lo sa, vero? Anche perché sarebbe qui con te ora, altrimenti, no? O sbaglio? Non sono affari tuoi. Beh, non mi intrometto, tranquilla. Solo se mi prometti che mi rivedrai un'altra volta. Ma sei impazzito? Stai cercando seriamente di rovinare la mia famiglia? Dai, che c'è di male? Siamo solo 2 vecchi amici, comunque. E in ogni caso, o così, o la casa a fianco alla tua avrà il mio nome sopra. Oh, e va bene, va bene. Affare fatto. Ma ora sparisci, non ti voglio più sentire. Oh mio Dio, raghi, che sbaglio ho fatto a venire qui? Terrificante. Non voglio che la mia famiglia patisca per questo schifoso che mi sta ancora seguendo. E ora non posso nemmeno tornare a casa perché ho promesso a Anthony che avrei avuto una sorpresa. Che cosa mi posso inventare? Ora io ho avuto un'idea, ho avuto un'idea. Andrò a prendere dei dolci. È un regalo, no? Qualunque regalo conta. Io non ho specificato quale sorpresa. E poi i dolci preferiti da Anthony sono i macaron. Quindi prenderò una scatola di macaron e via. Salve, senta, mi servirebbero dei macaron da sporto. E anche qualche, sì, ciambellina assortita. Qualcosa che avete. Certo, subito. I macaroni vuole da 6, 8 o 12? Sì, sì, da 12. Ok, sulle ciambelle glassa extra. Guardi, no, no, vanno bene così. Si sbrighi, per favore, oh mio Dio. Sono già in ritardo. È già sera, è già tramonto. Mi metto al lavoro, ho già sprecato praticamente la giornata a parlare con quello lì. E questa qui sta meticolosamente preparando tutto, poverina. Ha fatto un cambio di outfit, ma ragazzi, sta facendo di tutto. Va bene, ok. Ecco lei. Oh, com'è gentile, fantastico. La ringrazio tanto. Sono 68 e 30. Oddio. Va bene, pago con la carta, cioè col telefono. Ecco fatto, può andare. La ringrazio tanto. Oh mio Dio, chi sono in ritardo? Ok, ok, dai, sono arrivata. Non sono troppo in ritardo, giusto? Chi se ne frega, la metto qua la macchina. Ok, regalino, ci siamo. Tesoro, sono a casa. Sono tornata a casa. Jenny, stavo per chiamare la polizia, ma dove eri finita? Ti avevo detto che non potevo dirtelo, era una sorpresa. Sì, ho capito, ma ero preoccupato. Non hai risposto nemmeno ai messaggi, cioè, non chiedo tanto. Scusa, non devo averli visti. Poteva esserti successo qualsiasi cosa. Però sono qua, non è successo niente. Niente, anzi, tieni qua. E io di certo non potevo uscire a cercarti, c'era Lucy. Vabbè, non pensarci, è stata solo mezza giornata, dai. Vabbè, dai, almeno sei tornata. Però, scusa, vado a prendere Lucy. Lucy, tesoro, amore mio, come stai? Vieni qui dalla mamma. Chi sei? Dai, Lucy, non fare così, mi sei mancata tanto. Jenny, ti ho fatto una domanda. Oh, che cosa c'è? Che cosa c'è? Com'è possibile che tu sia stata fuori una giornata per dei macaroni? Ecco, ecco, vedi, la sorpresa non era questa. Cosa mi stai nascondendo? È che io sto cercando lavoro e oggi avevo un'intervista. Ho detto la più grande bugia che potevo dire, non ci credo, non è vero. Perché non l'hai detto, scusa? Ah, guarda che donna indipendente che sei, già pronta a metterti in gioco per la tua famiglia. Ma scusa, dove hai cercato lavoro? Un po' ovunque, soprattutto al supermercato, sì. Al supermercato. Ma ho chiesto anche in parrucchieria e al bar. Allora riposati, dai, faccio io la cena. Ah, oh, va bene, così almeno io posso giocare un pochino con Lucy. Ehi Lucy, guarda qui che cos'ho. Era un vecchio giochino di mamma. Fragolo. Sì, guarda, guarda come vola. Sì, non è divertente, forse dovremmo davvero chiamarlo Fragolo. Che dici, eh?
Io quel giocattolo l'ho già visto.